Amici, buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati in diretta da Gran Canaria, 12 ottobre 2020, giornata speciale per Gran Canaria, un lunedì invece normalissimo, quello che rappresenta lo scenario italiano. Ben ritrovati a tutti voi, iniziamo la settimana nuovamente insieme, iniziamo la settimana con i collegamenti sempre da Gran Canaria e quale migliore immagine da potervi regalare? Quella dell'oceano, quella di un cielo azzurro, quella dei kitesurf sullo sfondo e le fantastiche dune di Maspalomas. Buon pomeriggio a tutti voi, ciao Sandro, ciao Roberto, Ivana, un abbraccio, Sandra, Vittorio, ben ritrovato, buon inizio settimana, che sia veramente una settimana estremamente appagante, ecco, sotto tanti punti di vista. Ciao Marco, ben ritrovato, un abbraccio. Nilde, un bel mare, che bel mare, oceano, oceano. Un abbraccio Marco, un grande inizio settimana, uno scenario veramente incantevole, unico. E iniziare la settimana con queste immagini fa veramente piacere, devo dire la verità. Allora, Santo, ben ritrovato. Ciao Maurizio, buon pomeriggio anche a te. Vincenzo, ehi, siete tantissimi, questo mi fa veramente molto piacere a godere di questa immagine, a godere di questa. Ma chi se ne frega, Pio Beccaccia. Grande, Pio, però sorge sempre il quesito, no? Se non te ne frega, ma cosa diavolo ci fai qua? Cambia canale, vai su, non lo so, trasferirsi in burundi.com, qualcosa del genere. Ciao Ivana, ciao Gianni, un abbraccio, ben ritrovato. E intanto temperature che salgono a Gran Canaria per un autunno sempre più caliente. Oggi abbiamo la bellezza al momento di 32 gradi, anche se qualche ora fa abbiamo registrato 35 gradi, temperature in Gran Canaria, quindi insomma giornata calda, però ventilata, quindi tutto sommato, aggiungendo anche il contorno dell'oceano, devo dire che i 32-35 gradi di quest'oggi non si sentono e si percepisce veramente una giornata incantevole e fantastica. Allora, vi cancello e ritornate. Vi cancello e ritornate. Ma no, Pio, guarda che se ci cancelli noi non torniamo, eh. Poi eventualmente è reciproco, cioè nel senso che sei tu quello che viene a fastidiare, a disturbare noi. Quindi non ti preoccupare che dopo, una volta terminata la diretta, ti cancello io in maniera permanente, senza nessun tipo di problema. Buon pomeriggio, amici, buona settimana a tutti voi. 12 di ottobre, giornata storica, giornata importantissima per la Spagna. Sotto il punto di vista dello spirito italiano non lo condivido pienamente, però questo è. Perché giornata storica? Perché il 12 ottobre in Spagna si festeggia la festa nazionale che deriva da una data storica di qualche anno fa, nello specifico il 12 ottobre del 1492. Non so se questo può suggerirvi qualcosa a riguardo. Scoperta dell'America, quando il navigatore per noi italiano, per loro spagnolo, Cristóbal Colón arrivò in quella che oggi è San Salvador. Quindi 12 ottobre 1492, una data storica, una data importantissima un po' per tutto il mondo, ma per gli spagnoli, visto che considerano il fatto che Cristoforo Colombo sia salpato da Palos e sia comunque spagnolo, per loro questa è la festa nazionale spagnola. Ripeto, dal punto di vista di spirito patriottico italiano non lo condivido, però la storia è questa e quindi tante. Quindi festa nazionale oggi in Canaria e in Spagna in generale è tutto chiuso, manifestazioni militari, un po' come in Italia nel giorno della festa nazionale, e gente che chiaramente in parte si è riversata sulle spiagge, in parte è andata invece a organizzare qualche escursione in montagna. Un po' il bello proprio di Gran Canaria è il fatto di potersi organizzare come uno meglio crede, quindi poter passare la giornata in riva al mare, su una spiaggia abbronzandosi, oppure andarsi a
abbronzare sotto il sole delle montagne a 2000 metri in riva a un lago sotto una pineta. Quindi la varietà di questa isola, la possibilità di offrire veramente tante, tante scelte, è un'isola che va a soddisfare veramente i bisogni dei più. Quindi non c'è mai la sensazione di vivere, di sentire una ristrettezza, no? Una limitazione alla propria quotidianità, alla propria vita, la propria libertà, perché pure vivendo su un'isola magari potrebbe sorgere il dubbio, ma dopo un po' cosa faccio? Un'isola, sono chiuso, sono lì, non ho niente da fare. Ragazzi, Gran Canaria è un'isola che vi garantisco non bastano anni per poter girare tutti i luoghi di quest'isola e poter vedere le mille sfaccettature che offre. Quindi credetemi, non è un isolotto che in 10 minuti si gira e poi magari alla lunga nel tempo può anche stancare, è veramente una realtà che a distanza di anni riserva sempre sorprese, riserva sempre comunque scenari nuovi da poter perlustrare. Quindi non abbiate paura, venite tranquillamente in un primo momento, in una prima battuta a visitare e a perlustrare quella che è l'isola, perché è giusto che iniziate a conoscerla, è giusto che vi avviciniate un po' al mondo delle Canarie. Una volta che avrete le informazioni necessarie, avrete preso contatto con questa realtà, allora potrà esserci anche la valutazione di un eventuale trasferimento. Ciao Conte, un abbraccio, ehi, che fine hai fatto? Ti stiamo sempre aspettando qua. Un buon pomeriggio anche al nostro Piero dall'ufficio. Allora, in Italia leggo clima che in parte è bello, in altre insomma un po' meno. Sono giunte le prime nevicate e questo fa pensare che anche il termometro ovviamente sia un po' sceso, la colonnina di Mercurio sia un po' andata verso il basso. Qui continuiamo imperterriti con i nostri 32 gradi, quindi temperature sicuramente superiori ai 30, ma si sta che è un incanto. Quindi possibilità di visitare luoghi interni oppure godersi gli scenari delle spiagge e godere di un'estate che non ha mai fine. Allora, Caterina, buon pomeriggio. Qual è il periodo dove c'è tanto vento? Beh, Caterina, non possiamo parlare di periodo ventoso, nel senso che è più un fenomeno identificabile con il territorio. Quindi c'è una parte di Gran Canaria che è considerato il tratto ventoso dell'isola e generalmente è la realtà che va da San Agustín, quindi al termine della zona turistica, parliamo nella zona sud-est dell'isola, fino ad arrivare a metà della costa est, che è dove c'è l'aeroporto. Tutto quel tratto di costa è il tratto ventoso di Gran Canaria, tant'è che è la zona dove sorge anche il parco eolico, quindi tutte le pale eoliche sorgono prevalentemente in quella zona. È una realtà che sicuramente bisogna conoscere, bisogna imparare un po' a capire, a comprendere perché. Perché, come diceva anche Enrico nella diretta di ieri, generalmente chi si avvicina al mondo delle Canarie in primis è importante che si trasferisca, qualora il tema, l'oggetto sia il trasferimento, si trasferisca nella parte sud di Gran Canaria, la zona considerata turistica, ma è la zona che climaticamente anche è considerata la migliore in assoluto. Andare in località come Vecindario, Arinaga, quindi nella parte diciamo della costa est di Gran Canaria, rappresenta comunque il fatto di inserirsi in un contesto ventoso, in un ambito ventoso. E non sempre questa condizione viene accettata. Perché? Perché magari non si ha l'esatta percezione di che cosa significhi il vento. C'è chi dice: ah, vabbè, ma io sono comunque amante del vento, mi piace e sono disposto. Però una volta che poi ci si trova a vivere lì, ci si incappa in una condizione magari differente da quella alla quale eravamo preparati. Quindi il consiglio è sempre quello di partire da una zona ottimale, di partire da un punto facile e nel corso del tempo poi eventualmente spostarsi e andare a scoprire delle nuove realtà. Abitare in queste zone considerate ventose ha anche chiaramente dei lati, degli aspetti positivi, al di là di quello che potrebbe essere l'ambito climatico. C'è chi è amante del vento, c'è chi vuole essere comunque costantemente battuto dal vento, medio forte, e allora va benissimo, ma si ripercuote questo fenomeno anche su
su quello che è una diminuzione dei costi degli affitti. Perché? Perché non essendo una zona climaticamente ottimale, che quindi può incentivare il turismo, è tipicamente di stampo locale e questo prevede che i costi anche degli affitti vadano ad abbassarsi. Quindi è una peculiarità che sicuramente va contemplata, va presa in esame, però sempre con cognizione di causa, vale dire non fidatevi, non basatevi solamente su un sentito dire, piuttosto che magari il vedere solamente le dirette, per capire come esattamente stanno le cose. Occorre venire in Canaria e prendere coscienza di quello che effettivamente significhi essere inserito in un ambito ventoso. Per tutto il resto delle rimanenti zone dell'isola, Gran Canaria perlomeno non viene considerata come un'isola ventosa, quindi non c'è il problema di essere sottoposti costantemente e battuti dal vento. C'è però chiaramente il fatto di essere su un'isola e di per sé avere comunque un clima abbastanza ventilato, ma l'abbastanza ventilato non deve essere frainteso, non deve essere considerato chiaramente come un problema. Ci sono delle altre isole, come ad esempio Fuerteventura o Lanzarote, che essendo posizionate più a nord, essendo posizionate comunque nella parte superiore rispetto a Gran Canaria, sono soggette a dei venti maggiori e quindi magari delle realtà come Fuerteventura o Lanzarote potrebbero essere climaticamente diverse e godere chiaramente di un fenomeno ventoso un po' più accentuato. Ma per quanto riguarda Gran Canaria, assolutamente no. Allora, ciao Maria Lina, arrivati i turisti perché sembra deserto. Ma allora, i turisti sono anche arrivati, stanno arrivando, nel senso che lo ripetiamo fino alla nausea. Siamo in un periodo comunque di bassa stagione a Gran Canaria. Al di là di quello che potrebbe essere il blocco turistico di alcuni paesi, al di là di quello che è il problema del Covid, che in molti sono spaventati, eccetera, eccetera, però questo è un periodo considerato di bassa stagione. Perché? Perché sono terminate le vacanze estive, quindi tutto il turismo estivo è tornato a casa propria, è tornato alla normalità e siamo ancora in attesa che inizi l'alta stagione, quindi inizi ad arrivare il grosso del turismo che è quello dato dal mondo scandinavo, che è quello che chiaramente rappresenta circa il 60% dello zoccolo duro del turismo in Canaria. Quindi ancora un po' di pazienza, ci sarà modo di accogliere tutti i turisti, anche se comunque stanno arrivando, stanno riprendendo le normali abitudini vacanziere. Chiaramente a partire dal 3 di ottobre la TUI, un grosso tour operator, ha riaperto i voli con la Germania, quindi ci sono già diversi turisti tedeschi che stanno arrivando quotidianamente sulle isole. C'è il Belgio che ha tolto comunque anche esso dalla scorsa settimana ha tolto la quarantena per i propri connazionali che rientrano da territori come quello delle Canarie e la Repubblica Ceca. Quindi ci sono delle aperture governative a livello internazionale, questo chiaramente prevede la ripresa del turismo senza grossi problemi. Però è ovvio che ci va tempo, bisogna dare tempo alle strutture e tempo anche sì ai tour operator di potersi organizzare e di poter riprendere chiaramente la propria normalità turistica. Però non abbiate paura perché comunque qua si può tranquillamente arrivare senza nessun tipo di problema e godersi di un autunno come quello che state vedendo. Giusto appunto che l'altro giorno qualcuno diceva, ma anche oggi, ma non c'è nessuno in giro, ragazzi, in giro magari non ci sarà nessuno, ma perché la gente non va a farsi le passeggiate per le strade alle 2 del pomeriggio di un giorno di festa, la gente se ne va tranquillamente in spiaggia e va a godere di questo scenario unico. Quindi lasciano un po' a noi italiani quello che... Basta dire che non c'è nessuno, infatti, Mark, beh, è abbastanza... Lasciano a noi italiani quello che è un po' l'abitudine di passare queste giornate di festa, le domeniche o i sabati, chiusi magari nei centri commerciali o a fare le vasche nelle varie strade. Questo è l'autunno in Canaria.
che può sicuramente non essere sovraffollato, ma io credo che sia comunque un vantaggio, no? Il fatto di poter godere di un distanziamento sociale tranquillamente in ogni dove, senza nessun tipo di problema, godere dei 32 gradi di questo 12 di ottobre, e insomma poter godere di questi scenari incredibili prossimi alle dune di Maspalomas. Allora, 373-774-2186, numero telefonico per parlare con Pierangelo, per organizzare un eventuale giro, tour perlustrativo, perché è pur sempre importante, prima di tutto, venire in avanscoperta, cercare di capire di che cosa si tratta, cosa significa venire a vivere in Canaria, che cosa può offrire questo posto e cosa invece no. Quindi non è detto che sia presente tutto ciò che voi stiate cercando. Luca De Fra, io sono a Maspalomas Lago ed è pieno di gente. Sì, ma infatti gente ce n'è, però boh, va a sapere, c'è qualcuno che invece vorrebbe vedere, non so, che ci passino i turisti in testa e va bene così. Allora, io oggi volevo solo fare una precisazione per quanto riguarda il discorso anche degli affitti. Al di là del fatto che è un mercato immobiliare che a oggi comunque sta tenendo, a discapito di tutti quelli che continuano a sostenere, ah, ma crolleranno i prezzi, ah, ma si sta già registrando un calo. Per quel che ci riguarda, per quello che è il nostro modo di operare, e siccome siamo all'interno del mercato immobiliare, sotto tanti punti di vista, noi tutti questi cali, tutti questi abbattimenti o crolli dei prezzi non li abbiamo, ancora registrati. Ci saranno? Secondo me no. Però lasciamo chiaramente sempre un po' il beneficio del dubbio. Allora, è importante capire un elemento fondamentale per quanto riguarda i contratti di affitto in Canaria. La durata di un contratto di affitto è quello che va a fare la differenza e che va a incidere chiaramente anche sui prezzi, sui canoni di affitto. Perché questo? Perché in Canaria c'è il termine, diciamo il limite temporale dato dai 6 mesi, che è quello che va a differenziare un contratto inteso come larga temporada da quello inteso invece come contratto turistico. Cosa significa questo? Significa che qualora voi decidiate di venire in Canaria per un periodo di 6 mesi o più, potrete usufruire di quello che si chiama il contratto a larga temporada, cioè un contratto tra virgolette da residente, che nulla a che vedere comunque con la residenza, eh. Però il proprietario di casa vi potrà attivare quella che è una tariffa, un canone d'affitto abbastanza inserito a linea di mercato su quello che è il discorso del residente, cioè di chi viene a vivere in Canaria. Poi potrà esserci il canone d'affitto da 400, da 500, da 700, da 1200, a seconda chiaramente della tipologia abitativa prescelta. Però prendiamo un esempio, un'abitazione inserita nel campo internazionale, quindi nella zona turistica di Maspalomas, un bungalow. Quelli che ormai avrete imparato anche a conoscere o dalle nostre dirette o da chi è venuto in Canaria e ha avuto modo di poterlo vivere in prima persona, sono appartamenti inseriti in complesso turistico di circa 45 metri quadri con una camera da letto e piscina comunitaria, quindi hai il soggiorno, la cucina, bagno e camera da letto, un piccolo patio esterno. Piscina comunitaria, mediamente una tipologia abitativa come questa a livello di larga temporada oggi viaggia intorno ai 650-700 euro, più 700 che non 650, eh. Quindi una cifra per contratti superiori ai 6 mesi. Ma se voi veniste in Canaria e decideste di soggiornare in quella medesima abitazione, per un periodo inferiore, quindi facciamo conto magari di 3 mesi, non potrete più usufruire del discorso della larga temporada, ma sarete considerati dei turisti e pertanto vi verrà attivata una tariffa turistica che per la stessa abitazione che in larga temporada paghereste magari 700 euro, in ambito turistico potreste arrivare a pagare magari anche 1300-1500 euro al mese, quindi sicuramente il doppio di quella che è una tariffa da residente.
Questo lo dico perché? Perché in molti ci chiedono: ma posso venire a fare 3 mesi? Ma se io facessi 4 mesi o solo la stagione invernale, sarebbe fattibile? Certo che sarebbe fattibile, assolutamente sì, però dovete tenere in considerazione che i costi saranno superiori perché sarete pur sempre considerati dei turisti e questo è importantissimo. Una volta che sarete qua, comunque anche in ambito turistico, che quindi avete deciso che va bene, pagate il vostro prezzo turistico, però volete comunque passarvi magari la stagione invernale qui, bene, una cosa che sicuramente potrete fare qualora decidiate di risiedere sull'ambito di Maspalomas o di qualche altro comune, sarà il fatto di poter godere di quella che è la sanità. Allora, a livello turistico, voi sarete comunque coperti in tutto e per tutto dal punto di vista sanitario, quindi qualsiasi cosa facciamo gli opportuni scongiuri, sarete comunque garantiti, l'assistenza sanitaria sarà sempre pur sempre garantita. Ciao Ivan, un bacio. Però per qualsiasi cosa dovrete necessariamente transitare dal pronto soccorso. Mostrerete la vostra tesserina sanitaria italiana, in corso di validità, la quale vi darà diritto a godere di tutto l'assistenza necessaria, sanitaria necessaria. Qualora voi risiediate in Canaria per periodi mediamente lunghi, come potrebbero essere 2, 3, 4 mesi, 5 mesi, ci sarà la possibilità, pur non andando a richiedere la residenza, ci sarà la possibilità di andare a quello che è denominato il centro de salute, cioè il corrispettivo della nostra ASL, dire che si desidera soggiornare in Canaria magari per 4 mesi, a quel punto loro vi assegneranno gratuitamente quello che si chiama il medico provvisorio turistico. Intanto guardate anche le mie spalle, insomma, gente, non c'è proprio nessuno, eh? Locali che sono comunque abbastanza pieni, non sovraffollati, ma pieni. Quindi il medico turistico provvisorio è quella figura che funge un po' come medico di base, quello che avete in Italia, quindi per qualsiasi tipo di necessità, qualsiasi evenienza potrete sicuramente far riferimento a questa figura, sia per quelle che potrebbero essere le prescrizioni di semplici ricette mediche che per invece la prescrizione di visite mediche e di controlli. Quindi un elemento importantissimo che sicuramente può fare la differenza anche per chi magari è qua in vacanza, e ha paura, oddio, se mi succede qualcosa, che cosa posso fare? Tanto continuate a guardare anche alle mie spalle, io non inquadro direttamente perché non è mai comunque una cosa bella, però comunque vedete, siamo nella zona di Playa del Inglese, siamo nella parte dell'Anexo Dos, quindi il shopping center di Playa del Inglese a ridosso della stessa spiaggia e a quanto pare comunque turisti ce ne sono, Quindi per tutti quelli che invece si lamentano, ma non c'è nessuno. Va bene, quindi 373-774-2186, possibilità di venire a passare un autunno veramente incredibile, affascinante, a 32 gradi barra 35, e vi garantisco che non si sente assolutamente, quindi la possibilità di godere di tutto questo a 4 ore di volo diretto dall'Italia. Quindi a voi la scelta. Allora, ciao Diego, buon pomeriggio, un abbraccio anche a te, ciao Crimini Minoia, che nostalgia, ciao Silvia, carissima Silvia, un abbraccio, salutami anche il buon Davide, dai vi porto un po' a vedere le bellezze dell'oceano, quindi attraversiamo questa spiaggia approfittando un po' anche del fatto che siamo in bassa marea e andiamo a toccare l'acqua oceanica. In questo 12 ottobre, quindi festa nazionale in Spagna ed è un classico lunedì autunnale. Iniziare il lunedì così, ragazzi, ha veramente il suo perché. Quindi 373-774-2186 per parlare con Pierangelo, per chiamarlo, informarsi fin da subito di quelle che potrebbero essere le disponibilità dei nostri appartamenti, delle soluzioni abitative in Canaria. Già telefonicamente vi potrà fare un preventivo online
di quella che è il costo, soprattutto anche dei voli aerei, visto che è la componente che maggiormente influisce sul vostro viaggio, sulla vostra vacanza. Quindi non abbiate paura, contattatelo tranquillamente e in men che non si dica potrete venire a vivere tutto questo insieme a noi. Quindi la bellezza di circa 11 km di spiagge usufruibili per ben 12 mesi all'anno, possibilità di godere di uno tra i climi migliori al mondo ed è un qualcosa che veramente non si trova in nessun'altra parte del mondo. Quindi questo è un po' il vantaggio, il fiore all'occhiello delle Isole Canarie, che al di là di quello che potrebbero essere gli aspetti economici, fiscali e quant'altro, ha veramente dalla sua la possibilità di offrire molto di più di quello che è l'aspetto economico, una qualità di vita differente, una possibilità di godere di uno scenario diverso da quello al quale siamo abituati con annessi e connessi. Ciao Simo, un abbraccio carissimo anche a te. Quindi non abbiate paura, questa è la nostra realtà, questo diffidate da chi fa una propaganda denigratoria nei confronti delle Canarie e di tutto quello che gli circonda, solo perché magari il più delle volte non ha modo di poterlo raggiungere, non ha modo di poterlo fare proprio. Venite a vedere con i vostri occhi, venite a regalarvi una vacanza su queste isole. Quando sarete qui, allora potrete trarre le vostre conclusioni, fare le vostre valutazioni oggettive e quindi dire: beh, sì, effettivamente ho trovato questo che poteva andare bene, però sai che c'è, quest'altro magari non mi è piaciuto. Però sono degli elementi che potranno contemplarsi e valutarsi solamente una volta che sarete arrivati sul territorio. Farlo da casa, sì, è bello, vedete le dirette, vedete questi spaccati della realtà, ma sono pur sempre degli spaccati della realtà che non rappresentano la totalità della vita qua in Canaria. Noi cerchiamo di trasmettervi lo spirito, trasmettervi l'emozione di vivere in questi luoghi, il bello e alle volte il meno bello anche di quello che ci capita e che incontriamo. Però vero è che siamo pur sempre inseriti in un contesto pazzesco, in un contesto che per molti è considerato un paradiso. A voi la scelta, noi siamo qui semplicemente per aiutarvi a conoscere, semplicemente per capire se magari può fare al caso vostro oppure no, ma la scelta e le valutazioni sono comunque lasciate al singolo. Amici, allora 373-774-2186, numero telefonico italiano per parlare con Pierangelo, quindi non dovrete neanche spendere dei soldi per effettuare una chiamata internazionale, massima libertà in tutto e per tutto, quindi non c'è l'obbligo di acquistare nulla, di vincolarsi a niente e a nessuno. Fatevi fare un preventivo, generalmente il pacchetto perlustrativo per due persone a settimana parte da 1.499 euro con voli diretti dai principali aeroporti italiani, 2 giornate di tour perlustrativo con il nostro staff, quindi tour privati e personalizzati, autonoleggio per l'intera durata del soggiorno, consulenza in ufficio, quindi la possibilità chiaramente di avere una visione a 360 gradi di quella che è la realtà qui in Canaria. Quindi 373-774-2186. Amici, in questo lunedì 12 ottobre, scoperta dell'America nel 1492, venite a scoprire il 12 ottobre, perdono, 12 ottobre del 2020, quella che è la bellezza di un nuovo mondo, non paragonato chiaramente alle Americhe, però insomma, siate un po' Cristoval Colón anche voi, va? Non abbiate paura, andrete comunque a godere di uno scenario unico, di una vacanza sicuramente indimenticabile, che se poi un domani potrà fare il caso vostro, trasformerete nella vostra realtà. Altrimenti avrete passato comunque una rilassante settimana di vacanza autunnale a 32 gradi in quel di Gran Canaria. Quindi appuntamento domani con il nostro Enrico e invece in qualsiasi momento con Pierangelo al 373-774-2186. Amici, buona settimana a tutti voi dall'oceano. Ciao!